tono di nervosismo da parte dei tifosi rossoneri perché il Milan è fermo sul mercato. Nervosismo che non mi attanaglia e che non mi certamente condiziona questi giorni da campione d'Italia, perché voi mi direte ancora campione d'Italia? No, ancora campione d'Italia? No, perché sono gli altri che devono rinforzarsi visto che sono arrivati secondi, terzi, quarti, quinti, sesti e settimi. Il Milan è già forte così, ma vuole diventare più forte, quindi anch'io sono in attesa della campagna di rafforzamento. Sono sicuro che la campagna di rafforzamento partirà e partirà con i giocatori che il Milan vuole. Poi si parla molto, i tifosi del Milan parlano più di Inter che di Milan in questo momento, non riesco a capire il perché, visto che l'Inter cerca di rafforzarsi, quello che farà il Milan. Se il Milan mi regalerà, ci regalerà, si regalerà giocatori come Botman, come Sanchez, come Origi, come De Ketelaere, e io mi auguro proprio anche un giocatore di fascia destra, bene, il Milan non deve temere nessuno, perché è più forte dell'anno scorso e l'anno scorso ha già dominato il campionato distaccandosi nel finale e solo l'Inter ha resistito alla marcia del Milan. Quindi io parlo di Milan e attendo senza nervosismi. Il Milan ha idee chiare, ha delle proprietà molto solide. Paolo Maldini e Ricky Massara sono una garanzia di ambizione, di orgoglio, e la stessa proprietà che ha festeggiato sui pullman, sui bus in giro intorno a Milano, sarà ovviamente orgogliosa di rafforzare ancora la squadra per essere protagonisti anche in Champions League. Quindi il 15 di giugno non mi preoccupo di nulla, c'è da dire che il 4 di luglio vorrei che ci fossero già però almeno un paio, due o tre giocatori. Non so se queste trattative siano andate un po' a rilento per la situazione per esempio del Lille, oppure per il discorso, ma non credo quest'ultima situazione, per il mancato ancora rinnovo di Paolo Maldini e Ricky Massara, ma non credo che sia questo il vero motivo. Più che altro il Milan ha delle trattative con il Lille e il Lille è uscito adesso da una situazione piuttosto complicata e ingarbugliata in attesa della sentenza della commissione francese di controllo della gestione. Quindi i nomi sono sempre gli stessi, non li sto a ripetere, ma c'è una novità. Il Milan, si sa, ci sono delle regole ben precise, entro il 18 il Milan e tutte le altre squadre devono esercitare il riscatto da giocatori che devono essere riscattati, come per esempio Messias e lo stesso Florenzi. Il Milan, da quello che mi hanno detto, non riscatterà entro il giorno 18 né Messias né Florenzi. Questo vuol dire non che il Milan abbia perso Florenzi e Messias, ma il Milan intavolerà una nuova trattativa ex novo con Crotone e con la Roma per l'acquisizione dei giocatori. Vuole essere staccata dalle cifre precedenti e riprendere una trattativa per i due giocatori che, ripeto, sono nel mirino del Milan per la fascia destra Messias, per la fascia destra, ma in difesa, Florenzi, giocatore che il Milan non può permettersi di perdere, non solo per le sue qualità, parlo di tecnico-tattiche, non solo per la sua professionalità, per la sua personalità, ma anche, non è certamente la prima cosa, ma importante, perché è giocatore italiano e il Milan deve avere un certo numero di giocatori italiani. Oggi si è letto, immaginavo, che a Lille non vanno bene, 30, 25, 30 milioni ne vorrebbe di più. Poi ho letto che Lille per Sanchez vorrebbe 20 milioni. Le schermaglie e il Milan deve cercare. Però il discorso è che mi auguro che le trattative fossero un po' più avanzate, in maniera tipo Maignan, in maniera di chiuderle. Invece credo che la situazione sia ancora in divenire e sono sempre ottimista circa l'arrivo in coppia dei due giocatori del Lille, ma è anche in dubbio che la situazione potrebbe creare qualche ritardo in più e dunque avere qualche problema in più
per avere poi la rosa a disposizione di Stefano Pioli e appunto il 4 luglio. Perché non dobbiamo dimenticare un altro punto che vado sempre a sottolineare. Il punto importante è che il Milan deve avere una squadra già bella rodata in maniera tale da partire forte, perché partire forte già dal 13 agosto, e a proposito fra 8 giorni avremo il calendario, è significativo, è importante, è basilare, è fondamentale, è decisivo, come dimostrano il campionato dove il Milan è arrivato secondo 2 stagioni fa e il campionato vinto dal Milan grazie a quelle 10 vittorie in 12 partite. Quindi che poi ti possono aiutare quando sei un po' in difficoltà a superarle e a essere dunque ancora lì per poi ritornare, per poi riafferrare il cammino giusto, per riafferrare il ritmo giusto e poi chiudere in bellezza, come è successo nella scorsa stagione quando il Milan è arrivato secondo, come è successo in questa stagione quando il Milan è arrivato primo. Devo essere anche sincero, a me questo Noah Lang, ho sempre detto che mi piace molto De Ketelaere, voglio che il Milan prenda De Ketelaere con quella faccia da cacà, con quei piedi da cacà. Però Noah Lang è un giocatore affascinante, peccato, l'ho già detto, che non so se si possa adattare a destra. Certo è un giocatore da una qualità immensa, un po' vivacino come carattere, però insomma il Milan è specialista nel domare puledri un po' vivaci. Mi piacerebbe veramente che il Milan magari riesca a portare a casa anche Noah Lang, però devo essere sincero, mi dicono che in questo momento De Ketelaere a livello funzionale è sicuramente più adatto al Milan, a colmare le lacune del Milan. Non so se sarà così, l'importante è che il Milan possa colmare intanto le lacune che ha, e poi la fascia destra sarà un lusso dell'ultima fase di mercato forse. Il Milan deve anche sapere quanto voglio spendere, perché noi continuiamo a fare dei nomi, ma poi bisogna fermarsi davanti alle cifre, e le cifre sono aritmetica. Ho detto, speriamo che il Milan riesca a strappare i 15-18 per Sanchez, speriamo che riesca a strappare i 25-30, ma sono già 50 milioni. Poi ci sarà De Ketelaere, vogliono 40, non so se ce lo cedono, e magari riusciamo ad arrivare a 75. E poi già 75 è una cifra forte, elevata. Speriamo che riescano a cedere con buon profitto Castiglieco, Caldara, magari qualche altro giocatore magari in surplus, non sono tanti, per poi tentare l'ultimo colpo appunto dopo Origi, che attenzione arriverà la settimana prossima. Quindi la settimana prossima è la settimana del primo acquisto del Milan a Milano. Poi vediamo se riuscirà il Milan a chiudere, ma non è facile, entro il 4 luglio. Entro il 4 luglio, prima vi accennavo a questa strategia di non riscattare Florenzi e Messias, ma di trattarli e di trovare un accordo per poterli avere con una trattativa ex novo, c'è la speranza, non dico la certezza, di regalarli a Stefano Pioli entro il giorno del raduno. C'è curiosità, Daniel Maldini, ho l'impressione, ma è una mia impressione e sensazione, che andrà a migliorare in qualche altra squadra, non so se in Italia o all'estero, ma indubbiamente c'è la necessità anche per lui che si butti nella piscina e nuoti da solo. Non che non abbia nuotato, perché è un giocatore che ha segnato un gol e ha avuto diverse presenze, vuol dire già che sa nuotare, però proprio senza, magari a bordo piscina ci sono dei salvagenti, non certo il papà, ma i compagni, l'ambiente dove è cresciuto, le abitudini, i compagni appunto che ha frequentato, dei quali è amico, e lì tutte questa che si chiama in termine moderno comfort zone, quando vai fuori non c'è, sei e devi nuotare senza in mare aperto. È il giocatore, ma è anche una soddisfazione sua personale per capire quanto sia migliorato,
quanto possa avere chance di ritornare, che potrebbe essere la sua ambizione nel Milan. Quindi credo che Daniel Maldini non rimanga nel Milan in questa stagione, ma venga prestato in qualche altra squadra dove possa giocare, dove possa essere apprezzato, dove possa crescere ulteriormente, per capire dove debba migliorare, dove invece sia già un giocatore pronto ai buoni livelli. Vediamo se sarà estero o Italia, magari in un campionato come quello spagnolo, dove i ritmi sono interessanti ma non sono ritmi parossistici, e dove la sua classe, il suo modo di giocare, di essere in campo, possa risaltare e non essere, diciamo, assorbito da ritmi magari troppo elevati per un giocatore al quale mancano tanto il ritmo partita, soprattutto nelle ultime settimane ha giocato poco se non pochissimo. Questo sarà un altro tema. Non è uscita la notizia questa sera di un Raspadori che possa interessare al Milan. Quando io vedo la cifra 30-40 milioni, è un giocatore in scadenza nel 23, quindi potrebbe essere un giocatore da prendere, però magari inserendo Gabbia. Però il Milan vuole 5 difensori centrali, non so se cederà Gabbia per prendere un altro giocatore. A me Raspadori qualche tempo fa mi avevano già detto che non rientrava nei piani del Milan, non so se qualcosa sia cambiato, ma io credo proprio che con il Sassuolo, visti i prezzi del Sassuolo, le trattative non siano così agevoli. Per esempio, come ultima ora, come ultima soluzione, per esempio a prezzi consoni, un bel Berardi sulla fascia destra mi piacerebbe averlo. Mi dicono è antipatico ai tifosi. Ecco, sapete cosa ricordo ai tifosi più giovani e a quelli che non ricordo? Quando il Milan ha preso l'immenso Pippo mio Inzaghi, cade troppo, è un juventino. Dunque Pippo Inzaghi ci ha messo da un giorno a un giorno e mezzo a diventare un idolo. Quindi a me il discorso dell'antipatico simpatico interessa relativamente, basta che faccia il bene del Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.